prova. Ok, appena parte l'immaginetta, partiamo subito. Ok, siamo in privato, poi dopo lo rendo pubblico. Ok. Perfetto. Sta prova. Sì, si sente. Ok, appena parte lì. Benissimo, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Per quanto riguarda, diciamo, il personaggio che andremo a valutare, tra virgolette, è molto tempo che lo avevamo trascurato, quindi chiediamo scusa per averlo così, come dire, trattato. Bene, no, allora vogliamo tornare a parlare, no, di questo mondo che è capeggiato appunto da Sir Mauro Biglino. Benissimo. Allora, quindi vogliamo tornare a parlare del mondo ufologico. Lui dice di non essere ufologo, ma d'altronde noi non diciamo che lui sia ufologo, noi diciamo che lui tratta l'ufologia. Quindi magari non sarà ufologo, ma tratta l'ufologia. Dice che la parola di Dio, insomma, di questo parla, di ufologia. Bene, quindi noi rivolgiamo, come dire, ci rivolgiamo al mondo ufologico, al mondo quindi gnostico, perché poi la gnosi è quello che regge tutto, al mondo massonico, sappiamo che la massoneria è gnosi pura, persino Albert Pike lo ebbe a dire. Alla New Age, insomma, a tutti questi mondi, no? Bui e oscuri, come li definiamo noi, che raccontano, come dire, hanno molta fantasia, hanno molta fantasia. Benissimo. Allora, diciamo che uno dei cavallini rampanti di questi mondi recita quanto segue: tu sei quello che sei perché sei nato qui. Quindi tu sei cristiano perché sei occidentale. Se invece di nascere in Occidente saresti nato in Medio Oriente, saresti musulmano. Ah, quindi se fossi nato in India saresti induista. E così via discorrendo. Benissimo. Ora, la domanda del milione è: questa affermazione è un'affermazione vera? Ma soprattutto è razionale, ovvero è intelligente. Anzi, io direi tutto il contrario, ovvero, tanto per cominciare, se tu nasci in Occidente, soprattutto in Europa, il vecchio continente, dovresti più che essere cristiano essere ateo oggi come oggi. Se proprio la vogliamo dire tutta, diciamola tutta. Benissimo. Vi voglio far notare, prima di andare avanti, come inizia l'Evangelo di Gesù Cristo. Se io vado in Fatti degli Apostoli, al capitolo 9, al verso 29, leggiamo che Paolo, dopo che si convertì a Cristo, ok? Una delle prime cose che faceva era disputare, disputava con i greci. Con i greci, ebbene sì, e siccome lui disputava con i greci, loro cercavano di ucciderlo. Quindi, come dire, il cristianesimo nasce proprio in questo modo, predicando l'Evangelo a tutto il mondo, cercando di far proselitismo, a proposito del Papa, che anche lui è un altro gnostico, che se ne uscì fuori con l'infelice frase che noi non dobbiamo far proselitismo, a meno che non sei un politico. Allora, se sei un politico, puoi far proselitismo, ma se sei un cristiano, non puoi far proselitismo. Ecco, ma noi sappiamo che il Papa è gnostico, no? Perché il cattolicesimo è gnosi pura. Infatti, il cattolicesimo dice, no, di essere salvezza a se stesso, ovvero
mette Dio ovunque nell'uomo, perché il Papa dice di essere vicario di Cristo, di essere Dio in terra, di essere infallibile, di non aver peccato. Ecco qui l'agnosi, salvezza a se stesso. Oppure che la salvezza, come dire, si acquista con le proprie opere, no? Quindi ecco qui che la salvezza è in mano a te, ecco qui l'agnosi. Oppure il prete è colui che ti assolve, no? Dai peccati, perché tu gli confessi i tuoi peccati. Quindi un uomo come te, ecco qui l'uomo salvezza a se stesso, ecco qui l'agnosi. Oppure Maria che intercede per i peccati, ecco qui, o per noi peccatori, per voi peccatori, perché noi no, ecco qui l'agnosi. Oppure i santi che sono dei piccoli o mediani intercessori tra Dio e l'uomo, e quindi sono una via di conduzione alla salvezza, al paradiso, alla vita eterna, più chi più ne ha più ne metta, ecco qui l'agnosi. Quindi noi vediamo che il cattolicesimo è gnosi pura. Quindi che c'entra tutto questo con Mauro Biglino e i suoi seguaci? Beh, c'entra tutto, perché poi alla fine, come dire, essendo l'agnosi il fondamento di tutto, cioè tutto il mondo regge sull'agnosi, a eccezione fatta del cristianesimo, quello vero biblico. Tutto ciò che esula dal cristianesimo vero biblico è gnosi. Infatti già l'abbiamo detto che quando la Genesi inizia, il serpentaccio è Satanasso, no? Cosa propone a Eva? La gnosi. Gli dice: guarda Eva, se tu mangi di questo frutto diventerai Dio, sarai come Dio, sarai simile a lui. Ecco qui la gnosi, no? Interessante notare la follia gnostica che prendono in giro i cristiani, perché dicono di avere visioni, di parlare con Dio, alcuni vedono Dio, e prendono in giro i cristiani, dicono: guardate, loro vedono Dio, hanno Dio, ha, e li prendono in giro. Poi cosa ti dicono? Loro: io sono Dio. Già, benissimo. Ah, vi volevo dire che io sono 6 mesi che volevo fare questo video, ma ho sempre rimandato in questi 6 mesi. Questa mattina mi sveglio, già da ieri sera che ci stavo pensando, e mi sono messo in testa di farlo. Perché è un video che va fatto, perché dobbiamo appunto disputare con i greci. Ricordiamo che il pensiero filosofico greco è quello che regge la maggior parte del pensiero gnostico, cioè lo gnostico utilizza la filosofia e la retorica per supportare, come dire, i propri, non li voglio chiamare ragionamenti, perché non sono ragionamenti, ma insomma per supportare, diciamo, la propria follia. Ecco qui Mauro Biglino e tutti i suoi seguaci, diciamo, essendo appunto Mauro Biglino, per quanto riguarda la retorica non gli si può dire nulla, infatti ne ha da vendere di retorica, infatti la retorica viene usata anche in politica. E quindi, come dire, Mauro Biglino e company utilizzano la retorica, la filosofia, e quindi per supportare le loro teorie e, diciamo, la propria gnosi. Benissimo. Anche se il signor Biglino dice di non essere gnostico, ma comunque, essendo massone, perché ancora lo è, anche se lui lo nega, comunque tale è. Benissimo. Quindi Paolo disputava con i greci, e quindi anche noi disputiamo con i gnostici, con i massoni e con tutti quanti. Qualcuno può dire al sottoscritto: vabbè, ma tu non sei Paolo. E io gli rispondo: ma la leggi la Bibbia? Paolo scrisse: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Ecco. Io non sono cattolico che faccio quello che dice il Papa, non fate proselitismo. No, no, io faccio proselitismo, altro che. Bene. Ora, siccome qui si tratta di, se andassi a fare proselitismo con certa gente, si tratterebbe di gettare le perle ai porci. Quindi, per quanto riguarda alcuni personaggi, sì, non faccio proselitismo, quindi denuncio. Molto semplice. Benissimo.
È scritto in Seconda Corinzi, Seconda Corinti 11:26, che Paolo spesse volte è stato in viaggi, è stato in molti pericoli, di fiumi, di ladroni, pericoli con quelli della propria nazione e anche fra i gentili, pericoli nelle città, pericoli in solitudine, pericoli in mare e pericoli fra falsi fratelli. Già, perché molti sono coloro che ti propinano la verità o l'alternativa alla parola di Dio. Ma l'alternativa alla parola di Dio, che è la vita, è la morte. Molto semplice. Molto semplice. È scritto in Colossesi, Colossesi 2.8, a proposito di filosofia, che noi ci dobbiamo guardare che non vi sia alcuno che vi tragga in preda per la filosofia, il quale o la quale è un vano inganno, e che questa viene dalla tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo che, ricordiamo, dirà Pietro, andranno in fiamme eterne. Benissimo, molto, molto interessante. Bene, è scritto in Matteo 7.15 che verranno falsi profeti, e che questi sono lupi rapaci. Poi è scritto in Filippesi, Filippesi 3, che ci dobbiamo guardare dai cani, dai cattivi operai e da quelli del ricidimento, cioè della circoncisione. Anzi, lui dice della mutilazione, della circoncisione. Infatti siamo pieni di pseudomessianici, no? Che praticamente ci propinano, vedi il Salamone di turno e molti altri, o Cesar Palacios, che ultimamente l'ho visto, diciamo, ho visto qualcuno che si è sbagliato e ha postato, diciamo, un suo video, poi, grazie a Dio, ha capito che era un gravissimo errore, no? Cesar Palacios, che ti propone la mutilazione, tra l'altro non è neanche ebreo, e dice di essere messianico, ma Cesar Palacios, guardatevi da lui. E li riconosci perché alcuni, non tutti, ti propongono la Kabbalah, che sarebbe il libro esoterico del giudaismo e viene utilizzato in tutte le logge massoniche. Tutte le logge massoniche utilizzano la Kabbalah, direttamente o indirettamente, quindi anche Mauro Biglino. Utilizzano il Talmud, che il Talmud supera, anche se loro negano, gli ebrei pseudomessianici, anche se sono alcuni ebrei veri, ma sono pseudomessianici. Il Talmud dice il giudaismo, anche se alcuni lo negano, ma de facto il giudaismo reputa superiore il Talmud alla stessa Bibbia. Alcuni diranno, non è vero, ti posso citare questo rabbino che ha detto il contrario. Sì, certo, negano, molti negano, ma de facto, ve lo garantisco, io sono anni che ascolto i rabbini di Gerusalemme, loro proprio portano il Talmud in maniera superiore alla Bibbia. Lasciamo stare, per non parlare che il Talmud, anche se non come la Kabbalah, porta molti riti magici, molti riti satanici, dove vengono proprio invocati spiriti. Quindi come fa a essere ispirato? Loro dicono, beh, noi prendiamo il buono e lasciamo il cattivo. Certo, allora prendi la Bibbia di Satana, prendi il buono, lascia il cattivo e mettiti a insegnare il cristianesimo. Oppure prendi il catechismo cattolico, prendi il buono e lascia il cattivo e mettiti a insegnare il cristianesimo. Ma perché non prendete solo la Bibbia? Domanda. Perché non l'amate? Bando alle ciarle. Bene, quindi il mondo massonico, alcolico, malinconico,
gnostico, agnostico, gnosticini e gnosticioni di turno, salve a tutti quanti, dice che noi siamo cristiani perché occidentali. Bene, è tutta la gente, no, che gli va dietro e gli crede. Perché gli crede? Beh, gli crede perché, poverini, loro, lo gnostico, quando si sveglia la mattina, si prende la testa, la mette sul comodino e poi esce. Quando torna, la sera, se la rimette in testa, solo che poi va a dormire e non la usa. Quindi diciamo che loro non usano mai la testa, non pensano. Bene. Quindi, poverini, ecco perché poi quando sentono queste frasi, sì, è vero, noi siamo cristiani, perché siamo occidentali, se eravamo nati in Medio Oriente eravamo musulmani, e tutti che piangono, sì, è vero, sì. Oh, che grande perla di saggezza tu ci hai donato, il tuo sapere, il tuo parlare ci fa sognare. Benissimo. Beh, allora, intanto ribadisco che casomai doveva essere il contrario. Occidentale uguale ateo, perché qui in Occidente non mi pare ci sia il cristianesimo, mi pare ci sia l'ateismo. Che è un'altra roba. La maggior parte delle persone dicono di essere atei. De facto. Bene, ma adesso non è questo il punto. Bene, allora io vorrei un attimino portare alla vostra conoscenza invece come stanno le cose, come stanno i fatti. Se veramente questa frase patetica, assurda, che ci mostra quanto questi mondi siano privi di cervello, cioè non hanno proprio il cervello, i massoni, i gnostici, gli ufologi, la New Age, i cabalisti, i talmudici, i pseudomessiani, tutta sta gente, tutta questa gente priva di cervello. Non ha cervello, non avete il cervello, non siete nelle proprie facoltà di intendere. E di volere, non, niente, vivete così, vivete nella luna vivete. Ecco perché poi vi chiamiamo lunatici. Bene. Vi sono mancato, era un po' che non ci sentivamo. Bene, siamo tornati, hai visto? Questo è per chi ci crede, è il vostro regalo di Natale. Noi non festeggiamo il Natale, è una battuta. È una battuta, spero che nessuno mi crocifigga per fare una battuta del genere. Bene, mettetevi in contesto, insomma, poi fate come vi pare, per me potete pure crocifiggere per aver fatto questa battuta, io vado avanti per la mia strada. Quindi, noi saremo cristiani perché occidentali. Allora, vi voglio rispondere in due maniere. Allora, per quanto riguarda il discorso umano, cioè da un punto di vista umano, dovrebbe essere così. Effettivamente loro in questo, come pensiero di logicità, umanamente parlando, non hanno torto. Hanno straragione. Il problema è che siccome loro porelli sono capre, capito, vivono sulla luna, sono lunatici, non conoscono la realtà che li circonda. Ecco perché poi dicono queste cose. Perché sì, è vero, dovrebbe essere così, ma non è così. E questo è il punto, che non è così. È l'esatto opposto, perché è proprio questo va a dimostrare che il cristianesimo viene supportato da qualcuno che si chiama il creatore del cielo e della terra. Elohim. A proposito, già che stiamo Mauro Bellino, utilizziamo i termini originali. Elohim, che tutti sappiamo quello che significa, non è vero, abbiamo fatto fior di video. Elohim è uno, quando viene attribuito questo titolo a Dio, è uno dei nomi, dei cosiddetti nomi di Dio. Elohim, El Shaddai, Yahweh, El, eccetera, eccetera, Eloah, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, siccome il cristianesimo viene supportato dal Signore,
Gesù Cristo, il figlio del Padre, perché c'è un Padre, un Figlio e uno Spirito Santo, viene supportato da Lui, che lo troviamo sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, ed è lo stesso Dio, sì, il cristianesimo non si può distruggere, non può scomparire. Ecco. Quindi, siccome dovrebbe essere così, cioè che io sono quello che sono perché nasco qui, ma sta di fatto che non è così. Allora, se fosse vero che il, come dire, io sono cristiano perché è occidentale, vi voglio far notare una cosa molto interessante che io lessi 6 mesi fa, l'ennesima notizia, e che me la misi da parte. Poi io ogni tanto, quando mi servono determinate notizie, le vado a ripescare. Allora, questo qua è questa notizia c'ha 6 mesi. Questo periodico si chiama Aurora Digital. Ok. Poi questo periodico, eccolo qua, www.auroraisrael.co, e si trova nello specifico a Tel Aviv. Si trova a Tel Aviv. Quindi è un periodico digitale ebreo fatto, scritto, redatto da ebrei. Ok? Dove si parla di tutto, ok? Politica, spettacolo, arte, quotidianità, mondo giudaico, tecnologia, turismo, economia, opinioni generali. Benissimo. Allora, gli ebrei che lavorano in... Questo è scritto in spagnolo, ma tanto ve lo traduco io. Non lo leggerò tutto per motivi di tempo, ma vi darò il succo. Loro parlano il 28 maggio, eccolo qua, 28 maggio del 2019, ve lo faccio un pochino più grande, il 28 maggio 2019 parlano della persecuzione dei cristiani sotto la autorità palestinese. Persecuzione. Quindi, loro parlano che c'è, come dire, una non attenzione internazionale per quanto riguarda la difficile situazione dei cristiani che si trovano sotto l'autorità o il governo dell'autorità palestina, e che questa potrebbe portare alla sparizione del cristianesimo proprio nel posto dove è nato. Allora, andiamo sotto, questi sono gli ebrei che scrivono, e cominciamo, qui c'è questa fonte di Begin Sadat Center, eccola qua, vi propongo anche questa, eccola qua, ve la faccio vedere così voi la potete leggere. Ok, mettete pausa. Ecco qua. Idem per questa. Ve la fermo. Così voi ve la potete leggere. Io adesso semplicemente ve la esporrò e ve la tradurrò. Così potrete giudicare se quello che io racconto corrisponde al vero, oppure mi sono inventato tutto di sana pianta. Questo è l'indirizzo, va bene? Ok. Poi dopo questo indirizzo lo metterò nel video in descrizione. Sa, prova? Sa. Ok, benissimo. Allora, qui praticamente ci parla che sotto l'autorità palestinese succedono tante cose brutte nei confronti di molte chiese cristiane, che siano di stampo, diciamo, cattolico, non cattolico, evangelico, quello che sia, sta di fatto che si vuol colpire la parola di Dio, la Bibbia, il cristianesimo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, sotto la... come dire, in città come Belen, ma non solo come Belen,
scusate, in italiano si dice Betlem, ho sbagliato. Come Betlemme o Betlehem, se lo vogliamo dire nell'originale, vengono fatti, perpetuati, a discapito dei cristiani, molti, molti attacchi alle chiese. Per esempio c'è una chiesa che è stata attaccata sei volte. Villaggi che sono stati attaccati perché, appunto, cristiani, perché il mondo musulmano, no, diciamo non musulmani, in particolar modo ai cristiani, li tassa, cioè devono pagare una super tassa, oltre che vengono anche uccisi, vengono decapitati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, hanno attaccato dei villaggi con mitra, con qualt'altro, molte volte lo hanno fatto, dove appunto non è successo niente, non ci sono stati morti. Però in altre parti, invece, dove qui appunto non se ne parla, però in altre parti invece ci sono molti, molti, molti morti. Benissimo. Decapitazioni, torture e quant'altro. Bene, ora, che cosa denuncia questo giornale ebreo? Questo giornale ebreo denuncia, primo, che l'autorità palestinese non vuole che questo si sappia, non vuole che i mezzi di comunicazione locali divulghino queste notizie. Quindi l'Islam vuole che tutto rimanga, come dire, underground, no? Sottoterra, che tutti dobbiamo stare in silenzio. Quindi nessun giornale, nessuna testata giornalistica musulmana ne parla. Quindi lo facciamo noi. Ecco perché noi facciamo questo video, ecco perché invitiamo chi vuol contribuire, come dice il Signore nella sua parola, chi avrà dato un bicchiere d'acqua in nome mio, non perderà punto il suo premio nel regno dei cieli. Quindi se qualcuno se la sente, che vuole far girare questo video o scaricarlo e ricaricarlo o prenderne una parte, come vuoi, insomma. Voi sapete che il nostro lavoro non ha copyright, noi non vendiamo il materiale di Dio. Amen. Quindi noi lo facciamo. Quindi, come dire, l'Islam, l'autorità palestinese non vuole che queste cose si sappiano. Quando questi cristiani hanno chiamato le autorità competenti per essere difesi, nessuno, diciamo, è intervenuto. Bene. Ora, la cosa che più sconcerta in tutto questo è che noi ci possiamo aspettare che i giornalisti arabi stiano in silenzio, perché islamici, e stiano in silenzio e non rapportino nulla. Ci possiamo anche aspettare che le autorità islamiche palestinesi non intervengano per difendere i propri connazionali, perché sono arabi, perché cristiani, perché appunto loro sono islamici. Questo ce lo possiamo aspettare, ma quello che non ci aspettiamo è questo. Qui dice: anche los cristianos e l'autorità palestina evitan decirlo pubblicamente, quindi i cristiani, no, che sono sotto l'autorità palestinese e che sono arabi, evitano denunciare pubblicamente, perché appunto loro con buona ragione hanno paura per la propria incolumità della aggressione musulmana contro di loro aumentasse qualora denunciassero pubblicamente. Ok, questo ce lo aspettiamo, ma quello che noi non ci aspettiamo è che il silenzio dei mass media o dei mezzi di comunicazione non è solo da parte degli arabi e da parte dei giornali musulmani, ma complici sono i mass media, i giornali occidentali e israeliani.
Quindi gli ebrei, che dicono di essere dei santarelli, sì, sono popolo di Dio, li benediciamo e tutto quanto, ma non saranno mai superiori alla Chiesa di Gesù Cristo. Mettetevelo in testa, non sarete mai superiori. E chi tocca un ebreo tocca la pupilla di Cristo, amen, è vero, ma chi tocca la Chiesa di Gesù Cristo tocca il sangue di Cristo, che è tutta un'altra roba. Mettetevelo in testa, cari signori ebrei, che fate, grazie a Dio qui c'è una testata giornalistica ebrea che denuncia le messe tolto, che denuncia le altre testate giornalistiche per omertà, per omertà. Quindi gloria a Dio per il lavoro di Aurora Israel. Come vedete, non tutti sono uguali, anche se pochissimi si contano sulla palma di una mano, su centinaia, possiamo dire, di testate giornalistiche, una ha cantato e ha denunciato sia gli occidentali, sia i propri compaesani ebrei, e sia i musulmani. Buon lavoro, Aurora Israel Digital. Buon lavoro. Dio vi benedica. Signore vi benedica grandemente per questa opera di denuncia. No? A proposito, no? Di quello che vanno dicendo alcuni pseudoapostoli, che gli ebrei, perché quando tu vai in Israele e ti metti a parlare di Gesù Cristo da occidentale, vieni, l'abbiamo visto, vieni anche aggredito dagli stessi ebrei, e non che gli ebrei fanno guerra solo ai propri connazionali se diventano cristiani. Non è vero, anche a noi occidentali lo fanno. Quindi non è vero quello che vi dicono, andate in Israele a lavorare. Benissimo, ma adesso vogliamo tornare a Mister Mauro Biglino e company, massoni, gnostici e quant'altro. Voi che dite che noi siamo cristiani perché occidentali, ecco. Dovrebbe essere così. Intanto non dovremmo essere cristiani ma tutti atei, ma facciamo finta, visto che ormai siamo in pura follia, facciamo finta che sia così. Ora però dovrebbe essere così, ma de facto non è così, perché noi sappiamo che invece dove c'è l'Islam, dove c'è l'induismo, in India c'è una persecuzione nei confronti dei cristiani superiore, è stata superiore a quella che c'è nel Medio Oriente, ok? C'è una persecuzione atroce che, come diventi cristiano, ti uccidono, ti torturano, ti ammassano la famiglia, ti confiscano le proprietà, ti tolgono tutto, se c'è un'attività te la tolgono, no? Allora, de facto non è così. Ovvero è l'esatto opposto. Noi vediamo che proprio in Medio Oriente, in Oriente e in molte altre parti del mondo, il cristianesimo, laddove c'è l'induismo, laddove c'è il buddismo, laddove c'è l'Islam, laddove c'è il vate la pesca, cresce a dismisura in mezzo quel caos spirituale, in mezzo quel caos dottrinale, in mezzo quel caos gnostico, cresce a tal punto che lo devono sopprimere con la forza. Infatti, se tu oggi vai in Arabia Saudì, nel Qatar, in Oman, nello Yemen che sta là sotto l'Arabia e tutte quelle zone limitrofi, se ti vedono con una Bibbia in mano o se ti vedono parlare di Gesù, ti mettono in galera, ti possono anche uccidere. In Cina e così via discorrendo. Ma come? A proposito di quelli che dicono che il cristianesimo è il male del mondo, ma sapete quanti milioni ha ucciso l'ateismo? L'ateismo? Più di 100 milioni.
Eh sì, perché voi siete intelligenti, signori gnostici, signori massoni. Quindi, cari miei, io non sto zitto, io denuncio queste cose. Quindi, quando voi dite che noi siamo cristiani perché occidentali, e tutti che piangete dietro a Mauro Biglino e a tutta questa gente analfabeta, che chiamate professore e c'ha a malapena un diploma, no? Ma vi rendete conto che le cose stanno esattamente al contrario? Che in quei posti dove voi dite, ah, se tu fossi nato lì saresti musulmano, stanno opprimendo il cristianesimo? Perché se non lo opprimessero, sfocerebbe, infatti, il cristianesimo è venuto fuori dal nulla ed è cresciuto laddove non c'era traccia di cristianesimo. Qui, in Occidente, quando è cresciuto, nato il cristianesimo, grazie all'Apostolo Paolo, che lo ha portato anche lui qui a Roma, eccetera, 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 è venuto fuori dal paganesimo, filosofia greco-romana, eccetera, 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 dal nulla. In questo momento il cristianesimo, laddove voi dite che c'è l'Islam, lo devono sopprimere con la morte, la tortura, le decapitazioni, le crocifissioni, proprio per non farlo nascere. Con tutto ciò non ci riescono. Quindi, vero è che dovrebbe essere così come dite voi, ma dal momento in cui non è così e dal momento in cui sono 2000 anni che muoiono centinaia di milioni di cristiani in 2000 anni e ancora dopo 2000 anni non sono riusciti a sopprimere il cristianesimo, e all'inizio del cristianesimo gli gnostici hanno tentato di distruggere il cristianesimo, e gli storici dicono, storici che tra l'altro molti di questi non sono neanche cristiani, dicono come ha fatto a sopravvivere agli attacchi dei gnostici il cristianesimo sino ad oggi. È un miracolo, appunto, è un miracolo che dopo 2000 anni il cristianesimo non viene distrutto, è un miracolo che ancora oggi in quei posti il cristianesimo, nonostante la grande persecuzione, ancora esiste. Già, ma voi questo non lo capite e non lo capirete dopo questo video. Ecco perché non è un monito nei vostri confronti, è solo un denunciarvi e farvi notare quanto siete capre. Ecco perché io vi chiudo i commenti, perché non siete degni di commentare. Ecco perché ai gnosticini io non dedico video, perché io da loro i video li prendo, non li do. Per avere un video fatto da me, o sei uno grosso come Mauro Biglino, oppure non lo avrai mai. Io non mi occupo di ini, sono gli ini che si occupano di me, Alessio Evangelisti. E io li tratto così, fratelli, a questi qua, così vanno trattati. Come faceva Paolo, disputava coi greci. Fatti degli Apostoli, capitolo 9. Bene, anche io disputo con questa gente, la denuncio e tiro fuori le atrocità che facciamo noi occidentali, che fanno gli ebrei e che fanno gli islamici nei confronti dei cristiani, tutti uniti, occidentali, ebrei, occidentali e musulmani, tutti contro i veri cristiani. Già, come al tempo di Cristo, che Erode e Pilato si unirono nonostante non si parlavano. Tornarono ad essere amici. Già, quando si tratta di distruggere i veri cristiani, tu vedi i cattolici, i pseudocattolici, che si uniscono con i gnostici, che si uniscono con i massoni, che si uniscono con gli atei, tutti si uniscono pur di distruggere, vorrebbero loro, Cristo, la sua parola, e quindi la sua Chiesa, che è la luce del mondo, che porta la parola di Dio. Luce che non viene da noi, ma viene da Gesù Cristo, che abita in noi. In Lui si trova la luce,
e noi riflettiamo non la nostra luce, ma la sua luce. Che noi non siamo gnostici, che abbiamo la salvezza che nasce da noi. No, la salvezza nasce da Cristo. È un'altra roba, quella è gnosi. Quindi è chiaro, è ovvio che si tratta di un miracolo. Il cristianesimo non potrebbe esistere a queste condizioni, eppure esiste, eppur c'è, eppur non viene debellato, eppur non viene annichilito, eppur non viene distrutto, eppur non viene tolto. Ancora c'è e vi sarà sempre, sempre vi sarà, fino alla seconda venuta di Cristo. Poi, quando verrà Cristo, per la seconda volta, molto presto, instaurerà il millennio. E allora lì regnerà con verga di ferro, ma sarà un regno di pace, prosperità e quant'altro. E sì, cari miei, già, voi siete molto, molto, molto razionali. Molto razionali siete, che dite queste cose, dite queste atrocità, fate silenzio, no? E qual è l'alternativa? Qual è l'alternativa? Chiamate Yahweh, no? Tu, Mauro Biglino, chiami Yahweh l'atroce. Già, lo chiami l'atroce, l'assassino. Già, e poi fate silenzio davanti a questo, fate i complimenti all'Islam, non parlate mai male dell'Islam, mai, mai a dire che l'Islam fa queste cose qua. Già, il silenzio e l'omertà, già, di questo ve ne guardate bene, anzi, lo difendete, ma voi siete figli di Moloch. Siete figli suoi, Moloch è vostro padre, o Baal, chiamatelo come vi pare. Già, questa è la situazione. Quindi, cari amici in ascolto, quando vi dicono che tu sei musulmano perché medio orientale, ovvero cristiano perché occidentale, non è vero niente, non è affatto così. Assolutamente non è affatto così. In Medio Oriente sono disperati con il cristianesimo, non riescono a fermarlo, tant'è che devono ammazzare chiunque porti una Bibbia, predichi Cristo. E questo in Cina uguale, dove c'è il cosiddetto ateismo, comunismo, stanno distruggendo chiese su chiese. E quelle chiese che vedete sono controllate e persino i messaggi li controllano, se non addirittura in molte chiese glieli scrivono. E così è stato sempre in questi 2000 anni di storia. Hanno sempre cercato di uccidere il cristianesimo, di distruggere il cristianesimo e non ci sono mai riusciti, perché il cristianesimo non sarà un Mauro Biglino con la sua menzogna a distruggerlo. E noi, in onore a questi nostri fratelli che muoiono per Cristo e danno la vita per Cristo, e noi dovremmo stare zitti in silenzio? No, ci deve pensare il Signore a denunciare queste cose. Non comincia così il cristianesimo. E poi loro lasciano la vita e noi, che ancora oggi, ancora per poco però, non siamo perseguitati fisicamente, dovremmo stare zitti? No, così non sia. Tra un po' inizierà anche qui in Italia la persecuzione nei confronti della Chiesa di Gesù Cristo, fisicamente. La domanda del milione è se noi la vedremo o non la vedremo. Questa risposta non mi è stata data, non lo so, spero di no, non lo so. Perché il Signore sta per togliere la sua Chiesa, per essere tolta, per essere rapita. Io non lo so, che arriva, arriva. La persecuzione arriva fisicamente. Qui in Italia, questione di tempo, arriva.
La vedremo noi? Speriamo di no. Signore, ci scampi e ci liberi. Questo è stato il video. Grazie per essere stati con noi. Un saluto a tutti gli amici, a tutti i fratelli e alle capre gnostiche. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Ciao Mauro Biglino. Alla prossima, se ci sarà. Adesso lo rendo pubblico, perché l'ho fatto in privato. Pubblico! Ho fatto lo streaming. Benissimo. Ok, chiudiamo.